Cagliaro, iniziata nel giugno 1936, è ormai, dopo tre sole stagioni e dopo neanche 300 giorni lavorativi, ultimata. Si è già iniziato l'invaso del lago e il piccolo borgo di Agaro è già lambito dalle acque. La diga di Agaro, lunga 240 metri, sorge ad un'altitudine di 1600 metri sul mare. Ha un'altezza massima di ritenuta di 60 metri, con una cubatura di 160.000 metri cubi, e creerà un lago della capacità di 20 milioni di metri cubi. La struttura di questa diga, diversa da quella di Morasco, è in muratura di pietrame e malta di cemento. Prima fonte di rifornimento sono perciò le ampie cave di pietrame che, con le loro pareti quasi a picco, lasceranno una traccia indelebile nella montagna sventrata, dalla quale le mine e i martelli perforatori hanno cavato oltre 150.000 metri cubi di pietrame. Superficie della diga contro acqua vengono squadrati a mano da un piccolo esercito di scalpellini. Trasportatori su rotaie convogliano da altre cave la sabbia, elemento indispensabile per la malta. Il cemento arriva a mezzo di una lunga teleferica che trasporta anche sabbia, perché quella trovata sul posto non era sufficiente. Qui avviene il lavaggio e la granulazione della sabbia che, amalgamata con il cemento per costituire la malta, a mezzo di nastri trasportatori e carrelli viene portata in diga. Gli operai curano in modo particolare la messa in opera delle pietre squadrate per ottenere un paramento perfetto sulla superficie della diga contro acqua. Thank you.
pietrame giunge sulla diga a mezzo di grandi ceste metalliche. La caratteristica del cantiere è rappresentata dal sistema di posa in opera del pietrame e della malta, sistema che venne impiegato per la prima volta e con ottimo risultato dall'impresa Girola nella costruzione della diga del Soggia. Si tratta di due grandi pontili a pianta arcuata, come la diga, sostenuti da piloni metallici, situati a monte e a valle della costruenda diga. Sui pontili si muovono delle gru orizzontali, mediante le quali è possibile porre in opera i materiali che i treni portano alla base del pontile a monte. Questo sistema offre il notevole vantaggio di permettere il deposito del materiale proprio nel punto di impiego e di evitare il transito sulla muratura previa. L'imponente muraglia di sbarramento presenta sulla sua superficie opportuni giunti di dilatazione, i quali permettono che i movimenti della diga avvengano liberamente senza inconvenienti. Verve il lavoro degli uomini e delle macchine intorno alla costruzione dell'ultimo tratto della diga a monte. L'apporto di energia invernale, particolarmente pregiata, dell'impianto di Agaro risulta dell'ordine di quella di Morasco, cioè 50 milioni di kWh all'anno. In totale si tratta quindi di un contributo di 100 milioni di kWh di energia elettrica che affluiranno ai centri industriali della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, facendo risparmiare ingentissime quantità di carbone.